Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringi Luca. E ragazzi, oggi andiamo a realizzare un video dove vi mostro come iniziare a fare video qui su YouTube. Ragazzi, prima di cominciare devo dirvi che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale qui sotto, attivare la campanellina delle notifiche e seguirmi su tutte le mie pagine social. Adesso però non perdiamoci chiacchiere e partiamo. Prima cosa utile e fondamentale per realizzare i nostri video per il nostro canale YouTube o quel che sia è avere una camera. Beh, io in questo momento per mostrarvi come è molto semplice andare ad utilizzare i dispositivi che utilizziamo giornalmente sto utilizzando uno smartphone per registrare questo video. Non posso spoilerarvi che smartphone è perché lo vedrete all'inizio del mese prossimo, e lo smartphone che sto andando a testare appunto per il mese prossimo e di cui ve ne parlerò nel prossimo mese. In ogni caso ragazzi, smartphone che si adatta alla perfezione alla realizzazione dei video e con qualche piccola regolazione veramente è perfetto. Personalmente ho cominciato a realizzare video qui su YouTube con la mia Canon 1100D. E beh ragazzi, una macchina molto vecchia che si adattava perfettamente all'ambito fotografico, ma non era per niente adatta all'ambito del videomaking. Infatti registravo i video in 1080p con un massimo di registrazione di al massimo 10 minuti, quindi non era nulla di eclatante, ma devo dire che mi ha insegnato a configurare un po' quelle che sono tutti i settaggi per avere delle buone immagini video. E dato che non era propriamente adatta a realizzare video, l'ho subito sostituita con il mio iPhone 6S, dispositivo che avevo all'epoca e che utilizzavo perfettamente per realizzare ogni mio singolo video. Con qualche piccolo accorgimento era veramente perfetto. Consiglio che posso darvi per quanto riguarda la realizzazione di video con smartphone è quello di andare ad acquistare un'applicazione esterna a quella interna dello smartphone. Perché? Beh, semplicemente per un motivo: le regolazioni che sono veramente importantissime e ragazzi non le sottovalutate mai, perché una regolazione fatta bene, degli ISO adeguati e tutto il resto veramente cambiano la qualità dell'immagine. Io in questo momento sto utilizzando HD Camera, che mi dà la possibilità di regolare appunto tutti questi fattori. Vi lascio il link per scaricarla qui sotto in descrizione. Questo in questo caso è per Android, non so se è disponibile anche per iOS, ma in ogni caso se vi interessa potrei portarvi la versione pro di questa applicazione o di altre applicazioni. Se vi interessa scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché potrei realizzare un video tutorial veramente adatto. Una volta aver scelto il vostro dispositivo di ripresa e magari scaricato e imparato ad utilizzare tutte le regolazioni del caso, un altro fattore veramente molto molto importante è quello della luce. Beh, in questo momento, proprio per mostrarvi che sto utilizzando tutto lo budget, non sto utilizzando alcuna luce, tant'è che qui ho il mio softbox che utilizzo giornalmente per andare a realizzare i miei video, ma sto utilizzando una semplice finestra, quindi luce solare, non diretta assolutamente perché altrimenti va a creare dei problemi nell'immagine, e devo dire che in questo caso si adatta veramente alla perfezione. Sono una giornata molto chiara, veramente molto figa, e devo dire che ragazzi, con una luminosità del genere non ho neanche acceso le luci della camera, semplicemente il background, e devo dire che si adatta veramente alla perfezione. Potete guardare la qualità dell'immagine ripresa direttamente da uno smartphone quanto è adatta a realizzare video. Se a qualcuno di voi interessa approfondire l'argomento delle luci, ho realizzato un video qualche tempo fa, vi lascio il link qui in alto nelle schede, andatevelo a guardare perché è veramente un video fighissimo. Una volta selezionata la nostra videocamera, la nostra luce e aver regolato tutti i settaggi della camera, beh ragazzi, non ci resta che andare ad analizzare quello che è l'ultimo argomento di questo video e importante per andare a realizzare dei video veramente perfetti, ovvero il microfono. Beh, un video possiamo avere la miglior qualità video, ma se non abbiamo luce e microfono adatti verrà sempre malissimo. Quindi ragazzi, io in questo caso sto utilizzando un microfono della Shure, un lavalier collegato direttamente al mio smartphone in maniera super semplice e in modo che posso andare a registrare l'audio dei miei video con una qualità
nettamente migliore a quella dello smartphone. Ce ne sono tantissimi in circolazione, questo che ho io costa all'incirca 60-70 euro, ma se vi interessa qualche lavalier low budget vi lascio il link qui sotto in descrizione, ce ne sono veramente tantissimi adeguati che possono essere utilizzati tranquillamente senza problemi, e quindi trovate il link qui sotto in descrizione. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Dopo aver realizzato il nostro video, il nostro contenuto, vi raccomando, scegliete contenuti di moda che attraggono sempre. Dobbiamo passare davanti al nostro computer, è vero, possiamo andare a realizzare, a montare video direttamente con il nostro smartphone, ma è una cosa che io sconsiglio leggermente, per un semplice motivo: non ci fa imparare ad utilizzare i veri e propri programmi di editing. Quindi, se posso darvi un consiglio, utilizzate un PC, Hackintosh, macOS, quello che volete, per andare a montare i vostri video. Ci sono tantissimi programmi di editing e se ve ne interessa qualcuno, vi raccomando, scrivetemelo qui sotto nei commenti, potrei portarvi un tutorial al riguardo. Io utilizzo Final Cut, con cui mi trovo veramente benissimo, ma nel caso in cui non avete proprio un PC e dovete utilizzare per forza lo smartphone, esistono applicazioni adatte a questo argomento, e se vi interessa che vi consigli qualche applicazione, qualche tutorial, insomma, scrivetemelo sempre qui sotto nei commenti, potrei portare anche su questo argomento dei video dettagliati. Insomma ragazzi, sono disponibile a realizzare video sotto tutti gli ambiti, chiedete e io lo realizzerò. Vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like se questo video è stato di vostro gradimento. Vi raccomando, seguitemi su tutte le mie pagine social. Io non faccio altro che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.